Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare dei 5 eau de toilette che preferisco nettamente rispetto ai loro classici eau de parfum. La percentuale ci dà ovviamente la persistenza, la potenza di un profumo e ovviamente l'eau de parfum, essendo molto più concentrato, comunque più concentrato dell'eau de toilette, riesce a dare delle performance, diciamo, tra virgolette, perché poi non è sempre così. Superiori a un eau de toilette. Io in questi casi, che adesso vi farò vedere, sono trovata in realtà nell'opposta situazione, quindi preferisco nettamente queste eau de toilette sia per persistenza, sia per note olfattive, sia proprio in generale per il profumo. Quindi non è detto che la concentrazione sia l'unica ed esclusiva parte che cambia da eau de toilette e eau de parfum. Partiamo con la quinta posizione. Dunque, sono due profumazioni veramente differenti, veramente diverse. Allora, sto parlando di Rheem versione Eau de Toilette classica e Eau de Parfum, meno conosciuta. Allora, queste due profumazioni sono appartenenti alla famiglia olfattiva marina, quindi ricordano entrambe l'acqua del mare, ma ovviamente hanno due profumazioni completamente diverse. Infatti, io avevo cercato l'Eau de Parfum di Rheem cercando proprio una persistenza maggiore da parte di quest'ultima che non c'era. Molto brevemente vi farò i confronti dei profumi che vi appunto vi faccio vedere. L'Eau de Toilette è un profumo veramente marino, dei fiori delicati di lilà, un bel fondo di patchouli e vaniglia, quindi di fieno greco, quindi è molto molto fresco. Ed è estremamente marino ed è come avere l'acqua del mare una volta che voi uscite da fare il bagno, ad esempio. Con l'eau de parfum, che mi sono trovata leggermente peggio, quindi io in questo caso preferisco nettamente l'eau de toilette di Rheem, è una fragranza completamente diversa, molto più cupa, dentro ha delle note di fava tonka, di vaniglia, sempre note acquatiche marine, ma comunque come persistenza non mi ha assolutamente soddisfatta, anzi, sia come fragranza, come piramide olfattiva e come evoluzione del profumo, è molto molto interessante, molto conosciuto anche Rheem Eau de Toilette. Rheem Eau de Parfum, nonostante io lo adori, mi piace da impazzire, devo dirvi che è molto complesso, molto meno estivo, non ha nulla che ricorda il classico Eau de Toilette di Rheem e quindi è un profumo che utilizzo molto volentieri nell'inverno, però come vi dicevo io l'ho comprato prevalentemente per avere più persistenza da parte dell'eau de toilette, quindi ancora una volta Rheem Eau de Toilette vince sull'eau de parfum. Posizione numero 4, sono due profumi veramente veramente diversi, ma che non tutti conoscono, cioè in realtà conoscono tutti, ma non tutti sanno che sono diversi. Parlando di Chanel numero 5 versione eau de parfum e versione eau de toilette. Allora, questo profumo qui è un profumo che viene dagli anni 80 ed è il naso di Jacques Polge. Questo è un profumo che viene dagli anni 20 ed è il naso profumiere degli Zar, che ha creato poi un sacco di profumi, Ernest Beaux. In realtà, come spiego, come dico spesso nei miei video in cui parlo di Chanel numero 5, il vero Chanel numero 5 è l'eau de toilette, perché è stato scelto ufficialmente da Madame Chanel all'epoca del 1921. Poi è stato Jacques Polge a creare negli anni 80, mi sembra nel 1984, la versione de parfum per renderla più moderna. Secondo il mio naso, sempre, io vi parlo attraverso lui, non vorrei mai prendermi delle responsabilità diverse. L'eau de toilette è nettamente migliore. Mi piace molto perché ai giorni nostri è un profumo pop, lo definisco proprio un profumo pop, perché è aldeidato, leggiadro, frizzante, fresco, molto molto secco, quasi legnoso, ed è un oro liquido, è proprio un profumo che non è pesante come è l'eau de parfum su di me, è un profumo snello che vi fa sentire smart, cioè vi fa sentire bene, un profumo che comunque ha fatto la storia ed è stato poi ripreso da Jacques Polge più successivamente. Io invece l'eau de parfum lo trovo, per carità, è un profumo sempre meraviglioso, ma lo trovo un po' stantio, un pochettino pesante, cioè con questi aldeidi molto pronunciati, con tutta una caterva di note olfattive che lo fanno sembrare ancora più pesante di quello che in realtà è un aldeide,
E in questo caso, come vi dicevo, consiglio sempre a chi mi segue, chi mi scrive, di andare a sentire anche, dare una chance all'effettivo Chanel numero 5, che ricordiamo nasce in Eau de Cologne addirittura nel 1921 ed è estremamente brillante come profumo. Lo trovo nettamente migliore questo rispetto all'Eau de Parfum, proprio perché l'Eau de Parfum mi sembra veramente troppo troppo pesante, troppo troppo usato e troppo troppo aldeidato per i miei gusti. Posizione numero 3 troviamo due profumi di Maison Dior. Miss Dior Eau de Toilette, Miss Dior Eau de Parfum. Chi mi segue, come dico spesso, sa che io Miss Dior ho un rapporto amore-odio, perché tutte le profumazioni di Miss Dior dal 2010 in giù, quindi a scendere, sono fatte da Dio. Mi piacciono un sacco come piramidi olfattive, erano all'avanguardia, erano all'ultima moda, glamour, fantasticamente girly. Poi io non so perché Dior si è un po' perso, probabilmente, ma anche per tante altre motivazioni burocratiche, immagino, e quindi ha cominciato a fare dei profumi sempre più a largo consumo, quindi che piacessero alla maggior parte della popolazione, e quindi ha perso un po' la sua originalità. Tra l'Eau de Parfum e l'Eau de Toilette noto che ci siano davvero grandi differenze. Allora, l'Eau de Parfum è una profumazione molto legnosa, la trovo veramente troppo dolce. L'Eau de Toilette invece la trovo brillante, perché all'interno ha dell'arancia sanguinella, quindi molto agrumata, del bergamotto, poi della rosa molto tranquilla, ma molto molto fresca, per poi finire sul muschio bianco e sul patchouli. Invece l'Eau de Parfum, come vi dicevo prima, è molto molto più dolce, perché ha all'interno delle note... Allora, l'Eau de Parfum è un profumo molto molto dolce, che è basato in realtà sull'arancia dolce, sul limone, sulla rosa di Damasco, sul legno di palissandro. È tutto un turbinio di dolcezza pazzesca. Invece l'Eau de Toilette di Miss Dior è estremamente energizzante, ha comunque l'arancia sanguinella, quindi la parte agrumata, dopodiché ha il mughetto, la rosa di Grasse, la rosa di Maggio, il patchouli. Tra i due vi consiglio assolutamente l'Eau de Toilette, perché è molto frizzante. L'Eau de Parfum è molto stucchevole, deve proprio piacere quasi il sentore di, come posso dire, di miele, nonostante non abbia la nota del miele, ma è melenso come profumo. Come persistenza, ragazze, su di me l'Eau de Toilette vince alla grande. L'Eau de Parfum, purtroppo, la versione del 2017, nonostante sia un mappazzone di dolcezza come un po' gli ultimi profumi che ha fatto Dior, devo dire che la sua persistenza non è neanche così grande, così alta. Posizione numero 2 è un profumo che conoscete benissimo. Sto parlando di Alien, versione Eau de Parfum, versione Eau de Toilette. Assolutamente vince l'Eau de Toilette in tutti i campi. L'Eau de Parfum l'ho usato per tantissimi anni, riformulazioni a parte, quindi riformulato anche negli ultimi anni, non è più lo stesso, ma nonostante questa parte qui delle riformulazioni, preferisco come piramide olfattiva decisamente l'Eau de Toilette. Allora, l'Eau de Parfum è molto molto tra virgolette complesso, un profumo che, come sapete tutti, molto molto pesante, un poco snello, difficile da portare, o comunque quando l'ho portato mi sentivo sempre un po' a disagio, perché c'è chi lo odia e chi lo ama ovviamente, ma chi lo odia davvero, nel senso che è molto intossicante, tossico. Quindi avete il gelsomino di Sambac, che è questo protagonista, legni bianchi e poi l'ambra. Molto molto pesante, come vi dicevo, molto avvolgente, il classico Alien. L'Eau de Toilette, che è veramente, cioè, passi avanti rispetto, secondo me, ovviamente, l'Eau de Parfum, è tutta un'altra storia. Ha il DNA, quindi ha l'eleganza, comunque ha il DNA di Alien, quindi ha sempre quest'ambra bianca, ha sempre questo gelsomino di Sambac, ma nell'apertura l'Eau de Toilette è estremamente esperidato, quindi ha le note di bergamotto, di limone, di agrumi, di fiori d'arancio, di cashmeran, ed è una versione estremamente brillante, luminosa, che smorza l'austerità e la sfacciataggine che ha classico Eau de Parfum di Alien. È un profumo portabile in tutte le stagioni, ha una scia fantastica, la sua persistenza è praticamente identica all'Eau de Parfum. Cioè, è veramente una Eau de Toilette fatta come Dio comanda, nel senso che anche è elegante,
leggermente talcata, leggermente malinconica, ma comunque con questa parte spiritata all'interno della piramide delle note di testa, riesce, come dicevo prima, a smorzare la parte troppo pesante dell'eau de parfum e poi la sua evoluzione. L'eau de toilette di Alien ha una meravigliosa evoluzione, passa dall'esperitato al floreale bianco, poi all'ambre, al cashmere. Invece, cosa che noto negli anni e cosa che ho notato da sempre, in Alien è molto meno soggetto. Alien de Parfum è molto meno soggetto a un'evoluzione piramidale delle note, quindi lui parte con la sua apertura, ma poi rimane molto statico e stazionario. L'eau de toilette, invece, se avete occasione, andate proprio a sentirlo perché è estremamente interessante, molto più interessante dell'eau de parfum. Eccoci arrivati ragazze e ragazzi alla prima posizione della nostra classifica, ovvero l'eau de toilette che preferisco in assoluto sull'eau de parfum, che sono proprio due profumi praticamente diversi, ma ovviamente amo tutte e due, ma l'eau de toilette, cioè, pazzesca rispetto all'eau de parfum. Sto parlando di Jean Paul Gaultier Les Classiques Eau de Parfum e Eau de Toilette. Allora, è un profumo che molti conoscono e ovviamente ha fatto un po' la storia dell'Eau de Toilette perché nasce nel 93 ed è rimasto invariato negli anni, quindi è uno dei pochi profumi che trovate esattamente come è stato riprodotto all'epoca. Sono due profumazioni prettamente differenti. Allora, l'Eau de Parfum è molto complesso, strutturato, molto talcato, se vogliamo, ha una nota molto molto decisa di rum e di tintura di rosa. Poi ha l'orchidea vaniglia, quindi molto avvolgente, fava tonka, la vaniglia e il sandalo. Quindi questo è un profumo molto intenso, lascia una scia pazzesca, ottimo da mettere in inverno. Ma secondo me il vero vincitore è l'eau de toilette, perché è un profumo che è camaleontico, è un profumo che sa di pulito, si può utilizzare in tutte le stagioni, a mio parere. Apre con delle note bellissime e freschissime di anice. Allora, tra i due, come dicevo prima, preferisco l'eau de toilette proprio perché è un profumo molto più versatile. L'eau de parfum è molto molto diverso, è molto molto più opulento, vira quasi poi. Si sente tantissimo la nota del rum, quindi è una nota molto pesante, liquorosa, caldissima. Al contrario, l'eau de toilette è rinfrescante, rigenerante. Quando metto l'eau de parfum di Le Classique di Jean Paul Gaultier, mi sento circondata da un'aura calda. Proprio la tintura di rosa poi dà questo tocco molto cupo, se vogliamo, alla parte della rosa. E come vi dicevo, è proprio un profumo molto selettivo per la stagione, perché se voi lo applicate in altre stagioni diversamente dall'inverno, anche voi non avete piacere di portarlo. L'eau de toilette è molto molto portabile, molto molto leggiadro, sa proprio di pulito, molto molto moderno, non lasciatevi ingannare che siano appunto dei primi anni 90. È un profumo che emana eleganza da tutti i pori, molto più dell'eau de parfum. È un profumo che ha una persistenza favolosa, in questo caso più dell'eau de parfum. Come vi dicevo, sono due profumi completamente diversi, ma se io dovessi acquistare di nuovo uno dei due profumi, andrei tutta la vita sulle Classique de Toilette, perché oltre ad essere un evergreen, è uno dei profumi che io adoro al più da tutta la vita praticamente. È veramente l'emblema della femminilità e su ogni persona in realtà è diverso, perché su di me è molto fresco e sa proprio di bucato. È proprio una sorpresa questo profumo. Vi consiglio assolutamente di andare a sentirli entrambi, ma se dovete fare un acquisto alla cieca, tutta la vita le Classique de Toilette. Molto bene ragazze, queste erano le mie 5 eau de toilette che preferisco all'eau de parfum. Scrivetemi qua sotto nei commenti quali sono invece le vostre eau de toilette che preferite all'eau de parfum, che sono super curiosa e non vedo l'ora di andare a sentirli nelle profumerie. Se vi è piaciuto il mio video, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!